Ok, prof, salve. Adesso accendo velocemente, faccio l'accensione di questa. Prima di tutto metto l'acqua, quindi con l'imbuto. L'acqua. Devo controllare sempre il livello dal vetro. Ok, quando arriva, diciamo, più o meno a metà del vetro, si asciuga, vabbè, l'acqua che comunque si è un po' è caduta, si lascia questo qui e si chiude, si asciuga anche qui. E si chiude questo per bene. Si stringe abbastanza in modo tale che il vapore non esca. Ok. Ora bisogna vedere che tutte le cose stiano a posto. L'olio l'avevo già messo in precedenza. Perfetto. Ora si inserisce una saponetta, io le chiamo, qui all'interno. Che cosa si farà? Si inserisce leggermente all'interno, ma non del tutto. Si accende. Non si accende praticamente. Una volta che ha preso bene la fiamma, si inserisce dentro, sperando che non si spenga e sembrerebbe andare. Perfetto. Ok, si vede abbastanza. Fuoco, ora bisogna aspettare che inizi a bollire. Quindi diciamo che adesso sposterò l'inquadratura più sul meccanismo. Mentre inizia a bollire spiegherò il meccanismo. Allora, come funziona? La macchina a vapore con la sua ruota è attaccata a questo sistema che ho creato con due fidget spinner, come puoi vedere qui. A questi due fidget spinner, che sono attaccati tramite delle molle richiuse, che sono specifiche di questa marca, sono tre bobine di filo. I tre bobine di filo, girando, intrecciano il filo che è praticamente appoggiato su queste due graffette. Una volta che queste due graffette, quindi, tengono il filo, questo altro fidget spinner che è collegato da questa molla gira in senso di marcia opposto e si riprende il filo una volta intrecciato. Non funziona alla grandissima, ma non è, diciamo, abbastanza, come dire, il filo non si intreccia molto perché comunque è una cosa fatta in casa. Però quando questo si riesce a fare veramente con i mezzi adeguati, il filo si può intrecciare veramente molto in modo fitto e diventa veramente qualcosa di professionale.
intanto l'ho fermato perché insomma tipo il filo si aggroviglia troppo, però funziona, non come dicevano i miei amici che era tarocca. Amici.